Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui in Francia dopo aver testato per 10 giorni questo bellissimo puzzle 2 Winner, il classico 6 metri prodotto dalla casa tedesca Puzzle o Puzzle, che si differenzia per la posizione del bagno. Quella che vorrei fare non è una semplice recensione per dirvi che il mezzo è confortevole, è bello e ho passato 10 giorni fantastici qua in Francia, ma vorrei paragonarlo rispetto al mio 540. Forse non tutti di voi lo sanno, ma io da più di 2 anni vivo all'interno del mio Puzzle Roadcamp o Globecar Roadscout. Alla fine Puzzle e Globecar sono la stessa casa costruttrice, si differenziano per piccoli dettagli, perciò credo di avere un occhio un po' particolare sui dettagli e sulle funzioni generali del mezzo e su dettagli che magari possono fare la differenza. Vorrei iniziare dicendo che sono partito con questo viaggio pensando che avrei trovato davvero grossi problemi. Rispetto al 540, il 6 metri è un passo lungo, quindi passo lungo e passo corto. Ci sono 30 cm abbondanti di differenza di passo e questo pensavo facesse una grossa differenza in montagna. In realtà, cercando di non percorrere strade troppo complicate su sterrati come faccio di solito col mio Ducatone, non ho trovato grossi problemi. Bisogna semplicemente allargare un po' di più le curve oppure fare attenzione nei parcheggi o nei posti un po' più stretti. Allo stesso tempo però ho trovato delle grosse differenze all'interno. La vivibilità interna cambia in maniera considerevole. Cosa significa? Significa che è tutto più grande, a partire dal tavolo che è veramente spazioso. Il bagno, lo vedremo poi insieme, è già una cosa molto particolare, è un piatto doccia abnorme. Il letto anche è un po' più grande, un po' più spazioso. Come potete vedere, ho i piedi appoggiati su quello che ritengo uno degli accessori più inutili del mondo van, lo scalino. Per quale motivo lo ritengo inutile? Con tutto il rispetto per le persone che hanno problemi motori, quindi ci sono delle persone che non riescono a salire e quindi ne hanno bisogno, con tutto il rispetto ritengo però che sia un accessorio inutile. Inutile per come viene venduto. Per quale motivo? È a tanto così da terra, in una zona esposta e quindi non bisogna fare chissà che per toccarlo e demolirlo. Io dico, ma per mettere questo accessorio, perché non mi mettete di serie un pannello solare? Ma sto già parlando troppo, non mi resta che farvi entrare all'interno del veicolo per farvi vedere le caratteristiche. La prima cosa che noto quando entro all'interno di questo veicolo è lo spazio a disposizione. Ovviamente, essendoci più spazio all'interno per poter creare il veicolo, qui hanno lasciato più spazio per entrare rispetto al mio. Appena entrato mi cade subito l'occhio sulla prolunga, che è identica al mio. La ritengo fondamentale perché aumenta il piano di lavoro, puoi appoggiarci verdure, carne, piatti e robe varie per cucinare. Rispetto al mio, anche lasciandola aperta, qui c'è uno spazio notevole per passare. Invece sul mio c'è un po' di spazio in meno, ogni volta bisogna un pochino fare attenzione. Come sempre, i due sedili davanti sono girevoli, il che permette di avere un bel salotto molto confortevole. Semplicemente premendo questa leva si può girare. Braccioli e via. Il tavolo, questa è la vera chicca di questo mezzo, perché rispetto al mio direi che è il doppio, senza grossi problemi. Si può spostare per avere più spazio e inoltre ha una prolunga girevole. Questa prolunga permette anche alla persona seduta lì di mangiare comodamente. Sinceramente io l'avrei fatta più stile Clever, questa qui è circolare. L'avrei fatta più lineare in modo tale da avere più spazio. Così è più bella da vedere, però io penso che un veicolo debba essere utile, debba avere degli accessori utili e non belli. Per carità, se sono belli è meglio, però preferisco che siano utili. Un'altra grande differenza che ho notato rispetto al mio è lo spazio di seduta qui sulla panca. Io penso che la mia arrivi circa qua, quindi è molto più scomodo. Anche mettersi qua, gambe incrociate, computer, è tutto un altro lavorare, è tutta un'altra cosa. Quindi questo l'ho veramente apprezzato. Anche lo spazio che c'è tra il sedile guida e la panca è molto più grande. C'è molto più spazio e quindi si sta più tranquilli a mangiare uno di fronte all'altro. Come dicevo, il blocco cucina è caratterizzato da una prolunga molto confortevole per cucinare, un fornello con due fuochi della Dometic e un comodo lavello per lavare i piatti. Lo spazio di stivaggio rispetto al mio è davvero un altro mondo. Infatti, al di sotto del blocco cucina abbiamo
tutto questo spazio qua. Un primo cassetto in alto dove ho messo tutte le posate, sotto un cassettone diviso a metà dove puoi mettere veramente di tutto, e più sotto ancora c'è un cassettone che ho lasciato praticamente vuoto dove ci sta una valanga di roba. Questa è davvero una differenza notevole e potrebbe davvero tornare utile. Anche al di sopra del blocco cucina abbiamo uno spazio di stivaggio importante dove si possono mettere caffè, zucchero, spezie varie, sughi, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte invece, sopra alla panca della dinette, abbiamo ben due pensili. Nel mio caso uno è quasi vuoto, nell'altro ho messo un po' di cose da mangiare. E anche qui ci stanno davvero molte cose. Sopra i due sedili c'è un altro spazio di stivaggio, piuttosto ben curato, dove ci stanno un sacco di cose. In quasi tutti i modelli Ducato H2 qui decidono di lasciare uno spazio aperto. Forse sarebbe stato carino trovare una rete o qualcosa. Comunque, facendo attenzione, le cose non dovrebbero cadere. Sopra la dinette troviamo un luminoso Oblò Dometic che si apre a manovella. Dovrebbe essere un 50x70 e si apre di quasi 90 gradi. Quindi permette un ottimo ricircolo dell'aria, oltre che far entrare un sacco di luce. Come potete vedere, così aperto. Per chiuderlo basta girare la manovella e lui si chiude. È un'operazione abbastanza semplice, richiede quei 5 secondi e via. Ricordate sempre di posizionarlo in questo modo, altrimenti potrebbe aprirsi in viaggio. Ovviamente c'è anche l'oscurante e la zanzariera, in modo tale che se vogliamo lasciarlo aperto d'estate non entrano moschini e insetti vari. Questo invece è il pannello di controllo, dove in alto troviamo lo stato della batteria, qui troviamo le acque bianche e qui le acque grigie. A fianco troviamo il comando della truma. La truma è il riscaldamento del veicolo e si trova al di sotto della panca della dinette. Il riscaldamento è affidato alla truma Combi 4 che si trova sotto alla dinette. Questo permette di avere la dinette bella calda quando si mangia ed è una bella comodità. Quello che ho notato da full timer o comunque persona che vive in camper è che qui si poteva utilizzare meglio lo spazio. Qui c'è un po' di spazio vuoto, avrebbero potuto fare una mensola o comunque qualcosa per stivare delle cose che si utilizzano poco, però comunque va bene, dai, ci sta. Nella parte anteriore del veicolo troviamo la bellezza di 1, 2, 3 e 4 bocchette. In questo modo la parte frontale del veicolo è ben riscaldata. Sotto la dinette troviamo non uno, ma ben due spazi di stivaggio. Soprattutto quello lì è davvero molto spazioso, si possono mettere scarpe oppure si può stivare del cibo che si utilizza di meno o degli accessori. Ma ora entriamo nella parte clou di questo mezzo, il bagno. Io adesso vado a farmi la doccia. Ciao! Ebbene sì, la doccia in questo caso è centrale, per questo motivo si chiama 2Win R. R sta a significare bagno centrale passante. Il bagno centrale passante permette di avere un piatto doccia veramente gigante. Fate conto che io in questo spazio ho il WC e il piatto doccia. Io invece solamente in questo spazio qua, questo qua è il mio piatto doccia. Significa che posso farmi una doccia molto più confortevole, seppur sia una al giorno e duri 5 minuti. Oltretutto il fatto di non aver attaccato alla pelle quella fastidiosa tendina bianca di plastica è davvero comodo. Per fare la doccia io devo togliere il piatto doccia su cui cammino. Qui sotto la cosa principale che ho notato subito sono i due scarichi, 1 e 2. In questo modo quando il mezzo pende o da una parte o dall'altra c'è sempre modo di scaricare. Il piatto doccia si può lasciare in quel punto lì e si incastra. Dopodiché io faccio scorrere questa tenda, questa struttura, come si può chiamare, insomma. Da questo lato uguale. Qui si collegano tramite una striscia magnetica e quindi non c'è pericolo di bagnare il frigo o altre parti del mezzo.
Questo qui è il bagno. WC Thetford e via. Dopodiché, per fare la doccia, io devo tirare questo. Lo posiziono qua. Lo posiziono qua e posso tirare la tendina. Come potete vedere, le dimensioni del piatto doccia sono veramente notevoli e permettono di effettuare una doccia senza problemi. Quando si fa la doccia e si vogliono utilizzare entrambe le mani per lavarsi, c'è un comodo sistema per lasciare l'acqua scorrere senza dover tenere premuto. Se lo voglio bloccare, faccio così. La pompa dell'acqua però in questo modo continua a funzionare, quindi quando finite di fare la doccia ricordatevi di spegnere, di tirare giù il rubinetto. Lo spazio di stivaggio del bagno non è male. Qui ci sono due mensoline dove si possono posizionare carta igienica e asciugamani vari. Anche qui ce n'è un terzo. Al di sotto invece troviamo un pensile dove possiamo mettere liquidi vari e via discorrendo. Una volta finita di fare la doccia, noi possiamo asciugarci, prendere il piatto doccia e rimetterlo qua sopra. Ricordatevi che quando siete in viaggio dovete attaccare questo bottone, altrimenti questo qui fa questo movimento qua e potrebbe essere fastidioso durante il viaggio. Le luci del bagno sono 1, 2 e 3 e si possono accendere sia dal bagno e sia dalla dinette, dal blocco cucina. Considerazioni su questo bagno. Molti dicono non mi piace perché secondo me in mezzo dà fastidio, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, bisogna sempre ricordarsi che stiamo parlando di un furgonato da 6 metri, quindi gli spazi sono più ristretti rispetto a un mansardato da 7 metri, da un motorhome anche solo da 6 metri, perché è più stretto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna accettare delle soluzioni, bisogna accettare dei compromessi secondo me, e questo è un ottimo compromesso perché permette di avere una dinette più spaziosa e un bagno con un piatto doccia veramente notevole. Le cose negative di avere questo piatto doccia qua, di questo bagno qua, è che quando la nostra compagna è a farsi la doccia o è in bagno, noi non possiamo aprire il frigo, non possiamo accedere a questi due cassetti più in basso e non possiamo andare nel letto, oppure se siamo sul letto non possiamo venire in avanti. Per quanto tempo si utilizza il bagno nell'arco di una giornata? Mezz'ora? Un'ora esagerando? Penso che questi siano dei piccoli compromessi che uno può accettare per avere poi però dei benefici notevoli. Esteticamente da vedere a me non piace. Il mio bagno, vedere quel legno, il compensato e tutto, fa più casa, diciamo. Però se penso alle dimensioni del mio bagno e penso alle docce che mi sono fatto in questi giorni, ovviamente non c'è il minimo paragone. Il bagno centrale ovviamente sul 540 ha ancora più senso rispetto a questo veicolo qua a 6 metri perché permette di avere degli spazi ancora più importanti su un veicolo più piccolo. Il frigorifero trivalente Dometic si trova tra il letto e il blocco cucina. Si apre con un tasto e all'interno troviamo un frigorifero da 90 litri trivalente. La luce blu devo dire che è molto bella da vedere, ma non ha alcun senso, non si vede assolutamente nulla. Io sono abituato al mio che ha 64, il mio è da 64 litri a compressore, ma fermiamoci ai 64 litri. Il freezer del mio frigorifero è veramente molto più grande, stiamo parlando di più del doppio. Questo freezer qua posso dire che fondamentalmente è inutile perché ci metto due gnocchi o due pezzi di carne e lo spazio è finito. Nei nuovi modelli hanno fatto un freezer che occupa tutto questo spazio qua e si può estrarre, così se a me non serve lo tolgo e via. Ho semplicemente un frigo più grande. Non so per quale motivo, ma all'interno di questo frigo ho messo le stesse cose che avevo all'interno del mio da 64, mentre questo qua è da 90. Qui ci sono i vari selettori e sono a gas, a 12 volt e collegato alla 220. La cosa che mi ha dato più fastidio di questo frigo è che durante il viaggio io dovrei ogni volta spostare il selettore a 12 volt. Cosa significa? Che io durante l'arco della giornata mi fermo all'incirca 10 volte,
cercare un posto bello, farmi una pausa pranzo, una pausa 10 foto, un quarto d'ora, eccetera, eccetera. Cosa significa? Che ogni volta che io mi fermo, devo spostare il selettore da gas a 12 volt. Io questa la ritengo una cosa folle. Folle. Per quale motivo? Perché io non posso girare con la fiamma del gas del frigorifero accesa. E fin qui tutto ok. Ma io non posso pensare che ogni volta che mi fermo io debba ricordarmi di spostare e schiacciare ogni volta. Allora, devo dire che a livello di raffreddamento è spaventoso. In questo momento non fa caldissimo fuori, ci sono 17 gradi. Però nel frigo ho la bellezza di 2 gradi e nel freezer meno 20. E all'interno ce ne sono quasi 22. Quindi a livello di raffreddamento è spaventoso. Le prestazioni sono ottime, anche se non l'ho mai provato sopra i 30 gradi. Quindi dovrei fare un test più estivo col caldo per dirvi davvero le differenze. Però rispetto al mio compressore come raffreddamento funziona meglio. Però stiamo comunque parlando di temperature intorno ai 20-25 gradi all'interno del mezzo e sotto i 20 esterni, quindi non parliamo di temperature eccessive. E invece per quanto riguarda tutto il resto, per me è compressore tutta la vita, anche perché sopra questo mezzo qua c'è un sacco di spazio per i pannelli solari, così a occhio ci stanno un 400 watt. 400 watt insieme a 2 o 3 batterie da 95-100 A permettono un'autonomia praticamente infinita. Un'altra cosa che voglio farvi notare è la presenza di questo sacchetto dove possiamo mettere i nostri rifiuti. È un comodo spazio dove possiamo mettere la nostra immondizia. Sotto la panca della dinette si trova questa apertura che permette di aprire e poter osservare la valvola ELASI. La valvola ELASI è quella valvola che si apre quando la temperatura all'interno del veicolo scende sotto i 4 gradi e permette di evitare di fare dei danni pazzeschi all'interno dei tubi, perché quando l'acqua scende sotto i 4 gradi questa si attiva e svuota tutta l'acqua all'interno del boiler. In questo modo i tubi non si ghiacciano e si evita di fare un danno molto importante. Sotto al frigorifero troviamo uno spazio di stivaggio veramente importante. Qui all'interno io ho messo dell'acqua, della carta igienica, degli scarponcini, bottiglie di vino e succhi vari. Qui hanno messo un gancio per mettere vestiti, appendere vestiti e varie. Io sinceramente avrei dato la possibilità di avere anche un'altra scelta, ovvero avere una mensola qua e un'altra qua sotto, oppure una sola. Insomma, avere delle mensole per poter stivare vestiti e sfruttare meglio lo spazio. Un altro stivaggio importante lo troviamo tra la doccia e il letto. Qui hanno già posizionato delle mensole in modo tale che si possa stivare meglio la roba. Rispetto al mio, le possibilità di stivaggio sono davvero molto più ampie. Sotto al letto, per esempio, troviamo questo altro gavone dove ci sta veramente un sacco di roba. Non si capiscono le dimensioni, ma qui è veramente profondo e si possono stivare catene da neve, ganci e cose varie. Ma veniamo ora alla zona letto. La cosa che mi stupisce fin da subito è la presenza di 2 finestre extra, una nella zona della testa e una nella zona dei piedi. O meglio viceversa, per quale motivo? Perché le luci e le prese USB sono da questo lato qua, quindi io in teoria avrei dovuto posizionare il cuscino lì, mentre io per abitudine l'ho posizionato dall'altra parte, ma questo non è un problema. Anche nella zona letto troviamo un comodo blò, questa volta 40x40, che permette comunque un'ottima reazione e permette anche di far entrare un po' di luce. Anche questo qui ha oscurante e zanzariera. La scelta di posizionare una finestra a scorrimento in questa posizione qua è stata veramente saggia. Per quale motivo? Perché quando noi decidiamo di aprire il portellone non rischiamo di spaccarla. In alcuni veicoli qua viene montata una finestra a compasso, che però potrebbe essere a rischio nel caso in cui ci dovessimo dimenticare di avercela aperta e di aprire il portellone in maniera troppo decisa. La zona letto mi piace un sacco, c'è molto più spazio disponibile e lo spazio e i pensoli sono innumerevoli, quindi c'è molto spazio di stivaggio. Nel lato destro troviamo una barra
con una striscia a 12 volt dove ci sono posizionati due faretti Dometic e una presa USB. La cosa bella di questi faretti qua è che con un semplice tocco si possono spostare e posizionare dove meglio crediamo. Prendo, attacco, giro e via. La stessa cosa succede per queste prese USB. Sono prese USB della Dometic che si possono posizionare a piacimento dove vogliamo e si possono spostare da qua a qua senza grossi problemi. Per il mio modo di pensare, forse avrebbero potuto fare uno sforzo in più e posizionare la stessa striscia anche da questo lato qua, in modo tale che se io decidessi di dormire, come in questo caso, da questo lato qua, potrei avere comunque le luci anche da questo lato e anche la presa USB. Per quanto riguarda le dotazioni di serie, io avrei messo due prese USB davanti e due dietro fisse. Questo perché ormai le prese USB sono fondamentali per ricaricare GoPro, cellulare, cose varie, quindi io sono un po' fissato. Sarà che questo argomento, fotografia, apparecchi elettronici, strumenti vari, e mi tocca in maniera particolare, ma io sono fatto così. Quindi io sento un po' la mancanza di alcune prese USB all'interno del veicolo, anche se il fatto di avere la striscia permette di poterle spostare a piacimento, e non hanno fatto una presa a 12 volt. Io qua avrei fatto una presa accendisigari, così potrei ricaricare per esempio le batterie del drone anche senza l'inverter. Le prese per la 220 invece sono queste qua e si trovano una sopra al lavello della cucina e una sotto alla dinette. Non so se ce ne sia una terza, ma in ogni caso le ritengo abbastanza inutili non andando in campeggio, quindi... In questo caso lo spazio di stivaggio nel gavone è molto più ampio rispetto al mio 540 e questo è un aspetto che ho notato con piacere. Non posso farvi vedere bene cosa c'è perché ho dovuto togliere tutto quello che avevo all'interno del mezzo e metterlo qua per cercare di essere un po' in ordine. Il gavone è un casino totale, quindi in realtà c'è poco da far vedere, è un gavone, ci metti le cose che non sai dove mettere e via. Non posso farvi vedere molto il gavone, ma posso farvi vedere dove sono posizionate le due bombole del gas. Uno e due. Qui all'interno ci stanno due bombole da 10 kg e c'è anche altro spazio per poter stivare delle cose che non sapete dove mettere. Le acque chiare si trovano sotto al letto, il tappo del serbatoio si trova qui al fondo del veicolo e sono 100 litri. 100 litri non sono tantissimi, ma ormai questo è lo standard e quindi mi sa che ci dobbiamo abituare per rimanere all'interno dei pesi, degli spazi, eccetera, eccetera, eccetera. In questo veicolo in particolare troviamo anche il tendalino Fiamma F65S e il portabici della Thule. Due accessori che ritengo fondamentali per campeggio estivo, giri in bici e tutto quello che concerne il campeggio libero. Le finestre non sono le bellissime Sights S7 Dometic, però comunque si difendono bene. Le ho sul mio veicolo e quindi posso dire che le ho testate a dovere e funzionano bene. Una cosa che ho davvero apprezzato di questo veicolo è la presenza della chiusura assistita, o non so bene come si chiami, ma permette di poter chiudere semplicemente accompagnando il portellone e lui fa il resto. Questa è una gran comodità perché sul mio devo tirare delle grandissime stecche e ogni volta non è una cosa piacevole. In questo modo qua invece basta accompagnare il portellone e lui, un sistema elettrico, fa il resto. Vi faccio vedere il suo funzionamento dall'interno. Come potete vedere basta accompagnare la porta e lui si chiude in automatico. Per me è stata la prima prova di un Citroen Jumper, mi sono trovato davvero bene, si tratta di un 2130 cavalli, ormai li fanno tutti 2000, dicono che sia un motore un pochino spinto, io personalmente mi sono trovato molto bene, addirittura ho creduto che si trattasse di un 160 cavalli da quanto spingeva in salita e quindi non posso che parlarne bene. È vero che è stato un test abbastanza ristretto, nel senso che ho fatto circa 3000 km, non potrò mai fare un paragone con il mio Ducato con il quale ho percorso quasi 100.000 km in 2 anni, però comunque il primo parere è positivo. Una cosa che ho apprezzato molto è la presenza dei cerchi da 16 in lega. Molti veicoli escono ancora con le gomme 215-70-15 che sono veramente ridicole, oltre a essere brutte tendono a
ad abbassare il veicolo. Invece in questo modo si riesce, mettendo delle gomme 225, 75, 16, si riesce ad alzare il veicolo di più di 3 cm, che non è affatto male. Così come esce dalla casa, questo veicolo non lo ritengo full optional. Per prima cosa io aggiungerei una retrocamera, che su un veicolo da 6 metri ritengo quasi obbligatoria, però capisco che le aziende lo facciano per stare più bassi con il prezzo d'attacco, diciamo. Però con una cifra ragionevole si può aggiungere senza grossi problemi. Cambierei sicuramente le sospensioni davanti. È da diversi mesi che sul Ducatone ho messo delle molle maggiorate e ammortizzatori nuovi, e devo dire che si nota davvero la differenza con questo mezzo qua. Qui sembra quasi di non avere escursione, oppure di avere un on-off. Essendo un veicolo nuovo, posso consigliarvi di cambiare semplicemente le molle. Con una spesa di circa 700-800 euro si possono cambiare le molle e il comfort cambia notevolmente, oltre al fatto che si può alzare parecchio il veicolo di circa 4-5 cm. Quindi, considerazioni finali. La prima domanda che mi faccio da solo è: questa settimana, questi 10 giorni, ti hanno fatto venire voglia di provare a vivere su un 6 metri? Sì, prima di fare questo viaggio pensavo che non avrei assolutamente pensato di fare questo passaggio, invece ora come ora potrei pensarci. È vero che mi sentirei limitato per un uso fuoristradistico, diciamo così, però i comfort che si possono avere all'interno in più rispetto al mio 540 sono davvero notevoli. Avere più spazio quando piove, quando nevica, potersi girare, fare una doccia senza ogni volta sentirsi di fare Tetris, girarsi e tutto, avere più spazio di stivaggio, mettere più robe, più scorte di cibo, andare lontano nei boschi nel nulla, avere l'attrezzatura giusta sempre con sé, non dover ogni volta fare dei cambi, dei giri, delle cose. Insomma, mi hanno fatto capire che forse il 6 metri non è così malvagio come pensavo per il mio tipo di utilizzo. Per voi che state guardando questo video e state cercando di capire se per voi sia meglio un 540 o un 6, è difficile darvi un consiglio, nel senso che tutto dipende dal nostro e dal vostro modo di percepire il camper, di vivere il camper, di vivere il campeggio o il campeggio libero, l'avventura o le città. Dipende da tante cose. Io posso dirvi che sicuramente le dimensioni sia interne che esterne cambiano notevolmente. 60 cm sembrano pochi, ma in realtà sono tantissimi, sia da un lato che da un altro. Se voi preferite avere un veicolo veramente veramente maneggevole, io vi consiglio un 540, però sappiate che dovete essere disposti a scendere a dei compromessi di spazio, di vivibilità interna, di tutto quello che volete. Se invece per voi non è un problema avere un mezzo più grande, ma vorreste avere più spazio all'interno, il 6 metri fa il caso vostro. Ricordatevi che questo mezzo qua, il 2 Win, esiste anche con bagno normale, tra virgolette, quindi un bagno a parte, separato. Ovviamente il piatto doccia è un po' più piccolo, ma è un bagno classico. Quindi se questa soluzione qua non vi piace, c'è il 2 Win e basta. Allora, questa è stata la mia prima presentazione di un veicolo, quindi se mi sono impappinato, se ho fatto delle cappelle, vi chiedo scusa. È stato divertente, sono stato qua praticamente 2 ore a cercare di fare tutte le riprese. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa e di questo vi chiedo scusa. Se avete delle domande, fatemele, spero di essere in grado di rispondervi. Ora vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete. Mi tocca tornare su a recuperare il Ducatone. Ammetto che è stato bello vivere questa avventura su questo mezzo qua, ma il Ducatone rimane il Ducatone.